La ExoChat nasce dalla collaborazione tra i tedeschi di GSG e gli inglesi di Webley & Scott, un marchio che vanta oltre 2 secoli di storia. È una carabina in calibro 22 Long Rifle con funzionamento bolt action, quindi a otturatore girevole e scorrevole. Il calcio in polimeri riduce il peso complessivo, che è di 3,4 kg. La calciatura presenta una finitura a buccia d'arancia nelle zone di presa e termina con un calciolo di buon spessore dalla forma arcuata per meglio assecondare la forma della spalla. La canna è lunga 485 mm e termina con una volata filettata protetta da una boccola zigrinata. A contraddistinguere questa carabina è la fodera in fibra di carbonio che avvolge interamente la canna. La fibra di carbonio, oltre a conferire all'arma un aspetto moderno, porta il diametro della canna a 22 mm e assolve 2 funzioni importanti. Innanzitutto permette un raffreddamento della canna più rapido e costante, consentendo di ottenere prestazioni sempre molto simili quando si va in poligono. In secondo luogo, il tubo in fibra di carbonio rende la canna più resistente, ma senza l'aumento di peso che avremmo se fosse tutta in acciaio. La sicura manuale è posta sulla coda dell'otturatore ed è costituita da una leva che lavora in orizzontale, quindi non interferisce con l'ottica montata, che nel nostro caso è un cannocchiale Blaoptic. Il grilletto ha una forma particolare che nella parte anteriore ricorda una lamina, ma in realtà è completamente rigido. Il caricatore da 15 colpi è in materiale polimerico. Nella prova della Webley & Scott ExoChat oggi misureremo il peso di sgancio dello scatto, verificheremo la precisione delle rosate e misureremo la velocità delle munizioni. Con la ExoChat oggi spareremo 2 tipi di munizioni, le Ultrasonic di Fiocchi e le Elite Match di RWS. Con una media di 5 misurazioni, il peso di sgancio dello scatto è di 1502 grammi. Con una media di 5 misurazioni, la velocità delle munizioni che abbiamo impiegato è di 367 metri al secondo per Fiocchi e di 293 metri al secondo per RWS.